Milano si allena, si prepara in vista della prossima stagione a Cuneo. Come sta andando questa preparazione e come vi trovate qua a Cuneo? Il ritorno a Cuneo è sempre qualcosa di molto gradito a me, ecco, in particolare, ovviamente a tutta la squadra. Ci siamo trovati benissimo e dobbiamo ringraziare ovviamente da Gabriele Costamagna a Roberto Sernioti che ci ha permesso di arrivare qua e trovare tutto pronto, quindi palloni, tutto veramente. Siamo stati ospitati come dei fratelli in tutti i sensi e la cosa fa solo che piacere. La prima settimana se n'è andata con un buon lavoro fatto di ripresa, diciamo, di confidenza con l'attrezzo, col pallone. Questa settimana cominceremo a fare qualche lavorino un po' più dettagliato per quanto concerne la fase comunque sempre di appoggio della palla e di ricezione. Nulla più perché nelle prime settimane a me non piace far saltare i giocatori e i miei ragazzi lo sanno molto bene. Il palazzo è qualcosa di incredibile, per cui insomma i ricordi qua dentro sono tanti. Bene, andiamo avanti. Ecco, a proposito di ricordi, se ci vuole un po' spiegare il legame che c'è con Cuneo e anche che effetto le fa vedere un po' le vicende di Cuneo, i problemi che ci sono stati, adesso questo tentativo di risalita un po' faticoso, adesso questa 2 con ambizioni, insomma, che effetto le fa e come segue le vicende cunesi? Allora, l'effetto, quando si entra qua dentro, l'effetto è importante, c'è sempre la pelle d'oca, per tante ragioni, insomma, un primo anno particolare dove abbiamo sfiorato la Champions League con diverse difficoltà legate a tanti piccoli episodi. E un secondo anno dove all'inizio dell'anno Kazan ci venne a fregare Nikola Gerbic, il giocatore rappresentativo e leader della squadra, attraverso, cioè per il quale la squadra era stata allestita. E di conseguenza abbiamo zoppicato un pelino. Poi dopo la vicissitudine societaria, quella è una cosa a parte. Io devo semplicemente ringraziare Walter Lanuti che mi ha dato la possibilità di arrivare ad allenare a Cuneo e di conoscere questa terra meravigliosa. Quello che io sto continuando a vedere da fuori, ma come in tante altre realtà, è che quando viene a mancare la persona che mette del proprio, cioè il mecenate, chiamiamolo così, o comunque il presidente che è anche proprietario, in qualunque settore, viene a mancare poi dopo quella che è la sponsorizzazione e anche la creazione di un'attività. Adesso, in modo particolare, credo che l'unione faccia la forza, di conseguenza spero che a Cuneo si trovino quelle risorse con più gente possibile che possa supportare il ritorno all'altissimo livello che questa città merita per quanto riguarda la pallavolo, sia maschile che femminile. Femminile è già in A1, il maschile è in A2 e può arrivare a fare delle buonissime cose, l'allenatore è una garanzia, per cui vediamo di fare il tutto, spero che i cunesi possano fare di tutto per arrivare a quel risultato.